Al termine di questa splendida edizione cronometro della Coppa della Stampa abbiamo l'onore e il piacere di intrattenerci con Eugenio Capodacqua. Romano, 38 anni di attività nel mondo del giornalismo, è un ciclista e un decano dei giornalisti sportivi. Firma di Paese Sera, prima e repubblica, oggi penna graffiante che tutti conoscono o possono non condividere ciò che lui scrive, ma chiaramente è espressione dei suoi convincimenti e del delle sue ricerche. Allora, innanzitutto Eugenio, ti ringraziamo per esserti intrattenuto con noi, parliamo di ciclismo professionistico, un ciclismo professionistico che è cambiato molto, tu parlavi prima degli anni 90, hai vissuto molto questo ciclismo, hai partecipato a diverse manifestazioni per quel che riguarda la tua attività lavorativa. Certo, ho fatto 24 giri d'Italia, diciamo, poi ho seguito tutte le più grosse classiche e il ciclismo è importante, ho fatto sei Tour de France, insomma, ho seguito il ciclismo molto da vicino, essendo proprio un appassionato. E dico che il ciclismo, per farlo da, da giornalista, per amarlo da giornalista, perché per quanto possano non essere d'accordo i miei detrattori, io sono uno che l'ama il ciclismo perché ancora a 67 anni lo pratico e cerco di praticarlo nella maniera migliore. Detto questo, eh, rispetto appunto, agli anni del doping selvaggio, gli anni 90 in cui praticamente nel gruppo era difficile trovare l'atleta che non, in qualche modo non si aiutasse, la situazione di oggi è sicuramente migliorata. Con ciò non voglio dire che il problema doping sia risolto, per carità, perché purtroppo come dico spesso... La madre degli imbecilli è sempre incinta e quindi il, il fatto che ci sia un cretino un, oppure uno che è abituato a comportarsi in una certa maniera e continua a sbagliare, questo accadrà sempre. È accaduto anche quest'anno al Giro d'Italia: abbiamo visto i casi eh, di Di Luca, di Sant'Ambrogio, c'è stato un francese positivo, insomma eh, il, il problema doping c'è ancora nel ciclismo. Eh, però la cosa importante, secondo me, da sottolineare è che oggi i giovani reagiscono. A me ha fatto impressione, un'impressione positiva, eh, vedere che quando sono scoppiati i casi di Luca e di Sant'Ambrogio i loro colleghi insomma, si sono arrabbiati perché dice, questi signori oltre a imbrogliare, a rubare il risultato e tutto quello che viene con il risultato. Eh, danneggiano noi perché danneggiano l'immagine del ciclismo, il ciclismo vive di immagine, vive di sponsor, gli sponsor si allontanano e noi non troviamo più lavoro. Quindi finalmente si è risvegliato questo tipo di coscienza e eh, chiaramente eh, siamo agli inizi e piano piano se eh, ci, si, favoriremo il ricambio generazionale perché purtroppo siamo ancora un po' in mezzo al guado. C'è una categoria diciamo, di vecchi <coughs> filibustieri del doping che purtroppo conosce solo quella strada. Ci sono anche dei motivi tecnici che possono spiegare ma il discorso è molto lungo per cui uno difficilmente si allontana dalla sala del doping perché il doping ti aiuta a non sentire la fatica, il ciclismo invece è fatica, oggi la crono, il pezzo d'arrivo, l'ultimo chilometro, e i muscoli fanno male, dolore fisico, quindi quando tu sei abituato a bypassare questo tipo di sensazione, non c'è più familiarità con questo dolore, è chiaro che se ci sei caduto una volta ci ricadi anche la seconda e anche la terza e abbiamo visto che la, la, la realtà, la storia è questa qui. Eh, detto questo però ecco, bisognerebbe che i dirigenti del ciclismo nazionale e internazionale si muovessero in maniera più adeguata. Come? Eh, soprattutto lavorando sui giovani, perché ormai queste generazioni che io considero perdute, alla di Luca eccetera, eh, non, 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 non c'è più possibilità di intervento per cambiarle la, la testa, dovresti svitarle la testa e metterne una nuova e eh, probabilmente eh, forse ancora non avremmo risolto il problema. Però se, se si lavorasse in maniera seria sui giovani, dando dei messaggi, io ho fatto un paio di settimane fa un convegno in Svizzera, la televisione RT che è come la TG1, insomma, la televisione svizzera più importante in cui è emerso che i medici eh, della, della federazione svizzeri si possono presentare a casa del ragazzino di 15 anni, bussare alla porta e dire, senti, eh, sei iscritto alla federazione ciclismo, fai la gara, non so cos'è, juniores, allievi, quello che è, stamattina ti facciamo il controllo sull'urina, sul sangue, eccetera. Quindi il ragazzino eh, si abitua da giovane, da, da bambino praticamente, che può essere controllato e che quindi non gli viene in mente di, di imbrogliare, perché sa che può essere beccato in qualsiasi momento. Da noi questo non succede, le categorie giovanili sono quelle meno controllate in assoluto, recentemente come effetto della crisi c'è addirittura come dire, un passo indietro nel numero dei controlli, che sono già pochi per quanto riguarda le categorie maggiori, quindi è chiaro che in questa maniera non si interrompe la catena se noi non riusciamo a interrompere la catena alla base, cioè a livello giovanile, creando dei controlli maggiori, delle, come dire, eh, fa, mh, adottando delle strategie di educazione soprattutto e far capire ai giovani che non è il risultato a tutti i costi, perché poi non ci, non ci dimentichiamo una cosa, che il doping produce dei danni enormi alla salute. Io nella mia esperienza personale praticamente non ho conosciuto un atleta degli ultimi 15 anni che non abbia avuto un problema di salute da un minimo a un massimo. Quelli che non ne hanno avuto sono delle eccezioni. Molti, adesso eh, si potrebbero fare anche i nomi, ma non credo sia il caso perché c'è un discorso di privacy, eccetera. Ma sono molti i corridori che sono passati dal doping alla droga, dall'annandrolone, dall'eritropoietina alla cocaina. Perché, perché il doping, è fra i danni che produce, produce anche questo tipo di assifazione, sia fisica che è psicologica, mentale. Chiaro che quando tu sei abituato nel tuo lavoro ad appoggiarti ad un qualche cosa di esterno, tipo appunto un farmaco, un, un aiuto di qualsiasi genere, per superare i momenti di difficoltà, cioè per vincere la gara, nel momento in cui tu sei fuori dal mondo del lavoro, cioè sei, eh, non hai più magari quel bel teatro intorno, i media, la televisione, i giornalisti, i giornali, eccetera, ti senti, ti senti abbattuto psicologicamente e fisicamente abbattuto. E quindi cosa fai? Il passo successivo è che ti appoggi a un qualche cosa che può essere la cocaina, l'eroina. Abbiamo visto le storie diciamo, di atleti, perché non è solo il ciclismo che ha a che fare con il doping, diciamoci la verità, le storie di atleti che eh, hanno avuto questi problemi, alcuni finiti anche in maniera tragica, ci diamo pantani per tutti, poveraccio, pace all'anima sua, eh, sono, sono numerose. Quindi, si paga un prezzo sul piano morale, si paga un prezzo sul piano fisico. Eh, ci fu tempo fa l'intervista di un personaggio un professore che è stato il professor Donofrio, che è stato uno dei consulenti per esempio nel processo con il doping della Juve, quindi un personaggio che di doping se ne intende è altissimo livello, è un ematologo, è stato per anni direttore del... Della, L'ospedale della Cattolica a Roma, l'università cattolica, e lui ha detto che, che lui è convinto che questi signori regalano dagli 8 ai 10 anni di vita, cioè il danno non ce l'hai subito immediato. Oddio, può anche succedere che c'è l'incidente di percorso, però sicuramente è gente che campa di meno. Ci sono... Ci sono state anche delle eh, situazioni che dire quantomeno scandalose, parliamo ad esempio del eh, famoso eh, discorso del ciclista eh, texano Lance Armstrong: eh, nulla, nulla va tolto a ciò che lui ha fatto, però non si può per diversi anni far finta di nulla, poi improvvisamente togliere addirittura sette tour. Ma lì hai ecco, centrato un altro dei problemi che spiegano perché appunto, di fronte al doping non si riesca ad adottare una strategia efficace. Perché? Perché negli anni passati, anche recenti, c'è stata la complicità delle strutture controllo: perché uno come Armstrong, che ha cominciato la sua carriera dopandosi, lo ha confessato lui. Giulio, già nel 99, eh, il primo tour che ha vinto, eh, si si dopava. L'ha detto, detto lui, l'ha confessato. Quindi. E, e, e i segnali che qualche cosa non andava c'erano perché fu trovato positivo ai corticoidi e lo giustificò con un certificato postdatato. Una volta gli è arrivato un controllo a casa e lui è, ma, ha fatto aspettare il controllore il tempo giusto per mettersi a posto, eccetera. eccetera tutte cose che in. Eh, se non fosse stato l'atleta che, 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 che portava l'interesse dei media, della pubblicità, dei, degli sponsor, eccetera, al ciclismo non gli sarebbero state permesse. Questo è successo perché? Perché lo sport di vertice e il ciclismo non, fa, non ha fatta eccezione, è diventato soprattutto business affari. Allora Armstrong. Portava una schiera di giornalisti, una schiera di sponsor, eccetera. I dirigenti della Federazione Internazionale che lo dovevano controllare non avevano nessun interesse a controllarlo perché, per loro, era la gallina dell'uovo uova d'oro, era quello che gli muoveva miliardi di interessi. Perché se oggi la Federazione Ciclismo Internazionale può in qualche modo, eh, come dire, reclamare dei diritti di immagine, per esempio sui campionati del mondo, eccetera, lo può fare perché, perché il ciclismo in quegli anni ha comunque avuto un'esplosione di un certo tipo e però eh, sull'altro piatto della bilancia c'è la mancata credibilità dello sport perché. Coprendolo in quella maniera e su questo credo che non ci siano dubbi, anche se ovviamente la Federazione Internazionale dice no, noi non abbiamo fatto sempre il nostro dovere, cioè non è, non è esatto, le cose non sono andate come, come dicono loro, almeno stando ai documenti, a quello che è uscito, a quello che ci ha raccontato la cronaca. E quindi finché, finché lo sport ha altri interessi e qui ripeto non, non parlo solo di ciclismo perché lo stesso problema si verifica nel tennis, si verifica nel, nel calcio, si verifica nel motociclismo ecco c'è il, il famoso esempio no, del, del il medico, il medico spagnolo Fuentes no? eh, fatalmente sono andati di mezzo una cinquantina di ciclisti eh, però c'erano 200 sacche di sangue nel laboratorio che, che trattava questo signore spagnolo, questo ginecologo spagnolo e, e queste non erano mica tutte dei ciclisti, ecco. però ecco, le, le, lì eh, c'è anche una mancanza diciamo, di, di, di attenzione da parte delle, delle autorità, in questo caso parliamo del governo perché non c'era una legge antidoping in Spagna e quindi loro hanno potuto come dire, bypassare completamente la, la situazione, hanno considerato gli atleti come delle vittime. E ancora oggi, nonostante la Federazione Internazionale, il CONI e alcuni organismi mondiali abbiano chiesto di poter rianalizzare queste, queste sacche, fare il test della DNA per poter cercare di capire chi, di chi erano e chi non erano, hanno praticamente chiuso tutto. Il processo è finito, mi pare, a marzo di quest'anno, e, e con una sola conclusione: ci sono rimasti di mezzo soltanto i ciclisti come parte lesa, quindi neppure come colpevoli, e in particolare i ciclisti italiani, cioè Basso, Scarponi e questa gente qui. Tu hai vissuto 24 giri d'Italia, 7 tour. Eh, la figura di Marco Pantani è sicuramente uno dei ciclisti più controversi, ma è forse la migliore espressione del ciclismo italiano moderno. In molti, soprattutto gli appassionati, lo definiscono solo ed esclusivamente una vittima del sistema. Tu che cosa ne pensi? Guarda, eh, su Marco Pantani faccio una premessa, io sono stato amico di Marco Pantani, perché quando veniva ad allenarsi d'inverno a Terracina, alla pensione Fiordaliso, alle volte uscivamo insieme in bicicletta. Io mi sono fatto la doccia con Pantani, quindi avevo un rapporto di amicizia che mi ha consentito di vedere e di capire alcune cose intorno al suo ambiente che non mi piacevano. Quindi malgrado il fatto che avessi con lui un rapporto di amicizia, quando mi sono reso conto che succedevano delle cose ho cominciato a raccontarle, a scriverle, anche perché, perché serviva a mettere dei puntini fermi, vi spiego. Questo ha prodotto da parte di Marco una, una reazione assolutamente negativa, cioè praticamente, chiuso ogni rapporto, da un giorno all'altro non mi salutava neppure più. Io ho continuato per la mia strada perché... Con il, anche se mi dispiaceva tantissimo il fatto di aver perso la sua, diciamo, il rapporto di, di, di confidenza che avevo con lui, però ho messo l'esigenza del mio lavoro e l'esigenza di informare correttamente la gente piuttosto che eh, coprire, come, come hanno fatto i tanti, diciamo, diciamoci la verità, perché pure lì eh, è una tragedia quella di Pantani che è potuta avvenire con la complicità di tantissimi, soprattutto l'ambiente che lui aveva intorno. Dopodiché non voglio esprimere altri giudizi su un personaggio che ritengo abbia pagato il massimo che si possa pagare in questo, in questo, in questo tipo di, di, di tristissime vicende, cioè ha pagato con la vita e quindi non voglio esprimere giudizi diciamo, personali. E dico semplicemente che credo poco alla, alla teoria del complotto, perché se uno fa un mente locale a quello che è successo nel 1999, il famoso anno di Madonna di Campiglio, e me ci si rende conto, insomma, Pantani, ma chi poteva voler fregare Pantani? Cioè, anche lì, lui aveva portato milioni di persone sulle strade del Giro d'Italia, sponsor che facevano la fila per poter, potersi accaparare la sua immagine, ragazzini che lo imitavano, il grande scalatore, il grande campione, eccetera, eccetera. Ma chi poteva avere interesse a, a, frega, a farlo cadere? Secondo me è molto più probabile che appunto, ci sia stato dietro un discorso di scommesse, eh, ma lì poi c'è stato anche un processo, insomma le cose sono andate avanti. Oggi se uno si va a leggere le carte si può informare bene senza fare del vittimismo gratuito dicendo eh, però ce l'avevano con lui, l'hanno voluto fregare, un po' si è anche voluto fregare da lui perché voglio dire problemi di doping li hanno avuti tutti i più grossi personaggi del ciclismo da Gimondi a Merckx, Moser, chiunque praticamente no? in fondo cos'era successo? Era stato trovato con l'ematocrito fuori norma neppure dopato perché all'epoca non, non poteva essere dichiarato dopato mi spiego? con l'ematocrito fuori norma ed era stato sospeso, sospeso per un paio di settimane Allora sconti la tua pena, te ne ritorni a fare il Tour de France e forse probabilmente lì ecco c'è stato il fatto che il Tour lo hanno subito come dire, un po' fermi, bloccato perché eh, l'immagine non era quella che loro aspettavano eccetera eccetera. E quindi è stato quello un po' diciamo, l'impasse iniziale che poi ha cominciato a, a farlo scivolare verso brutte abitudini che peraltro è quello che mi risulta aveva già da precedentemente, questo almeno è quello che si racconta. C'è un libro dell'inglese Matt Randall che che racconta molto degli addetti, non a caso è l'unico che non è stato tradotto in Italia. Torniamo a parlare di attività professionistica. Il mondo è cambiato per quel che riguarda il ciclismo italiano anche nelle formazioni professionistiche. Prima avevamo 8-9 formazioni, come hai sottolineato tu, oggi il numero si è drasticamente ridotto a 2. In precedenza i ciclisti accedevano alle categorie professionistiche attraverso un punteggio, oggi sappiamo benissimo, la maggior parte delle persone sa quando, come si accede a questo tipo di attività e poi dopo due anni naturalmente si ritorna o a fare il ciclamatore oppure a fare il dilettante e quant'altro. Beh eh, sì, la domanda qual è? Nel senso che cosa ne pensi tu di questo? Di questo? Dell'accesso alla professione da parte... Sì, beh penso che così com'è è regolata male, assolutamente male, perché... Cosa succede? Che eh, un corridore che magari vale meno di un altro dal punto di vista tecnico, ma che... Ha la possibilità di essere appoggiato da uno sponsor, piccolo o grande che sia, poi oggi come oggi, in tempi di crisi, anche quello piccolissimo non viene scartato. E ha la possibilità di, 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 di fare comunque carriera, perché fa, entra come stagista in una squadra di professionisti e poi, siccome porta i soldi dello sponsor, bene o male trova, trova il posto in squadra, magari a scapito di chi, dal punto di vista tecnico, vale più di lui. E come fare per rimediare a questo problema è un discorso molto difficile al quale dovrebbero però pensare gli augusti dirigenti della federazione perché sono lì per quello, cioè per cercare di favorire la crescita, la pratica prima di tutto del ciclismo e la crescita. Ora, se uno va a vedere le cifre della federazione si accorge di alcuni dati veramente sorprendenti, e cioè. Come i primi livelli, parliamo degli esordienti, sono frequentatissimi, ciò vuol dire che i ciclisti giovanissimi eh, si avvicinano al ciclismo. Eh, faccio una piccola parentesi, eh, in Italia è molto difficile fare ciclismo perché non, non ci sono le strade, non ci sono le situazioni di sicurezza, i genitori mandano malvolentieri i figli sapendo che ci sono rischi con il traffico, eccetera, eccetera. quindi c'è un'oggettiva difficoltà. Però nonostante questa difficoltà, i giovanissimi sono tanti fanno le prime due categorie, arrivano alla categoria juniores e poi c'è un calo proprio netto. Ciò vuol dire che nel passaggio tra la parte giovanile vera e propria e diciamo, la parte che comincia a essere un po' agonisticamente più impegnata, c'è qualcosa che non funziona. Cosa non funziona secondo me? Secondo me non funziona il fatto che viene proposto fin dai livelli più bassi un... Eh, un, un tipo, un meccanismo di, di, di pratica dello sport è troppo esigente perché quando si fanno lavorare gli juniores con l'SRM, con il misuratore di potenza, gli si fanno fare degli allenamenti, io ho visto delle tabelle pazzesche che soltanto 15 anni fa, ma neppure un, un dilettante di, di primissima categoria si per, aveva la forza per farle. Cioè questi ragazzi vengono avviati ad un professionismo precoce che è la brutta copia della brutta copia del professionismo maggiore e che provoca sicuramente a un certo punto la nausea e il, il disamoramento, tant'è vero è che le cifre di questo dicono, dicono che c'è proprio un, un buco nero tra le categorie dei giovani e poi le, le altre. E quelli che invece riescono ad andare avanti si trovano eh, a, 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 come dire, ad affrontare una scala con i gradini sempre più ripidi, perché? perché le, le categorie junior funzionano con lo stesso principio, la caccia al risultato, lo sponsorino locale, devi vincere e quindi devi vincere a tutti i costi e quindi se per caso non ce la fai con le tue forze ecco lì che cioè, sei spinto a, ad accettare in qualche modo l'aiuto, l'aiutino, l'aiutone, quello che è, insomma esterno. E poi c'è un'altra componente che eh, come dire, turba la crescita, no? che potrebbe essere molto, molto più forte di quella che è attualmente nel ciclismo. Ed è il fatto che, eh, che i genitori, molti genitori, ci sono alcune categorie di genitori, di medici, di tecnici, di allenatori che ragionano soltanto sul loro immediato interesse personale o sul loro egoismo personale. Il genitore che porta il ragazzino, io ho fatto delle inchieste su questo e lo posso, potrei citare nomi e cognomi, il genitore che porta il ragazzino dal medico dopatore e gli dice ma al compagno di squadra gli danno questo qui, e il medico gli dice ma guarda che questo è un aborizzante, questo è produttività, eh no ma glielo devi dare pure te, dice io no, io non te lo do. E Invece di andare dal medico vanno dall'infermiera all'ospedale che magari glielo rivedete sotto banco e... E via così, sono genitori questi? Il medico che ha come eh, compito diciamo, principale quello di tutelare la salute dell'atleta, il famoso giuramento di Ippoclite, eh, cosa fa? Gli, gli dà dei prodotti che possono, cioè come per esempio l'ormone della crescita che si sa che può stimolare il tumore? Eppure lo fanno, lo hanno fatto per tanti anni. Quelli meno coinvolti hanno visto tutto passare magari. Nelle, nelle stanze dei loro alberghi, nessuno si è sentito mai, hai mai letto, visto, sentito, di un medico a un certo punto si è rotto le scale e ha detto no, adesso denuncio perché non ne posso più, perché è il mio dovere deontologico denunciare, mai. Quindi se tu fai la somma di tutte queste categorie capisci che alla fine, alla fine della fiera, non ci può essere che quello che c'è, cioè una situazione di, di enorme rischio, perché l'atleta arriva alla, nella, arriva nella... Mh, è quasi nella necessità di, di darsi la spinta maggiore Ed è l'anello più debole se vogliamo della catena intendiamoci, nessuno ti può infilare un ago in vena se non lo vuoi e io per esempio essendo stato amico per tale parecchio tempo di, del povero Aldo Sassi ebbi modo di vedere anche parecchi test che facevano gli atleti che andavano da lui di tutti i tipi, eh, dilettanti, di professionisti eccetera e alcuni atleti, eh, tu vedi i risultati del test, dici ma questo come fa a fare il corridore che ha i valori più bassi del, del ragioniere della porta accanto? E come fa a farlo? Lo fa perché all'epoca si andava avanti con la farmacia e evidentemente la qualità che aveva questo signore era quella di digerire meglio il veleno rispetto ad altri. Cioè su lui magari il veleno gli faceva più un effetto migliore, veleno fra virgolette, insomma ci capiamo no? cosa, cosa voglio dire. Ecco, quindi questa, quella somma di tutti questi fattori qui produce eh, una grossissima emorragia, perché è chiaro, no? io per esempio a Roma conosco almeno tre ragazzi, eh, ragazzi adesso sono uomini di 37-38 anni, che hanno cominciato la carriera del ciclista e io posso garantire perché attraverso, con un mio amico gli abbiamo fatto fare dei test all'Università del Coni del Foro Italico a Roma e quindi... Essendo ragazzi giovani, poi li conoscevo proprio personalmente. Posso giurare che non c'era proprio niente di irregolare, proprio pane e acqua. Però avevano le doti, cioè avevano la, la, la stoffa per fare i corridori. E a un certo punto, uno era figlio di un impiegato di banca, un altro era figlio del farmacista, e un altro il padre faceva impiegato in ministero, però erano dirigenti di un certo livello. Famiglie diciamo abbastanza ben messe, ecco. E a un certo punto cioè, i genitori di questi, quando, quando questi, questi ragazzi si sono presentati a casa con l'elenco della spesa fatto dal massaggiatore e dal medico, decadutraboli, tutto il, il, il sacro rosario, no, delle cose, e, che, e cosa hanno fatto? Gli hanno detto, figlio mio, senti, sai che no, c'è, lascia stare, piede un bel posto in banca. E, e questo, questo adesso fa, fa l'impiegato di banca, sto ragazzo qui. Gli altri lo stesso, hanno trovato altri sfoghi, eccetera. Eh, vuol dire questo, che le, non, non aver controllato, non aver tenuto sotto controllo il problema doping per troppo tempo, ha prodotto anche un'emorragia di possibili talenti, perché questi potevano essere i campioni di domani, persi. Per quel che riguarda invece il mondo amatoriale, noi sappiamo che tu eh, gareggi spesso, ti alleni, ti alleni nei ritagli di tempo chiaramente per partecipare a... Manifestazioni, un professionista che eh, termina la sua attività da professionista e arriva tra gli amatori, oggi ne abbiamo tantissimi di esempi. Voglio citare ad esempio Rumsas, terzo al tour, che fa il professionista, ma anche tanti altri che sono arrivati al mondo, dal mondo del professionismo a quello amatoriale. Tu che cosa ne pensi? Ma penso che sia una cosa molto brutta per il ciclismo. Perché ecco, hai citato Rumsas, e nel caso specifico sappiamo tutti come è, com è, com è uscito dal ciclismo il signor Rumsas. No? Eh, ricordate l'episodio della moglie che fu fermata alla frontiera italiana con la macchina carica di prodotti che bastavano per 10 squadre, non solo per la squadra sua, ma per 10 altre squadre. Quindi eh, cosa succede? Che questi signori che sono abituati da anni a, a fare il ciclismo in una certa maniera, eh, eh, cosa, cosa possono portare nel mondo amatoriale se non le loro cattive abitudini? E purtroppo succede questo, che ex corridori, eh, per esempio un paio d'anni fa, se non ricordo male, un ex, eh, dire, dire, un ex professionista eh, vince la maratona dei Dolomiti e poi si scopre che era positivo. Eh, Vaccanti, esattamente e, e così via. Quindi, cosa portano questi signori? Io mi meraviglio che ancora oggi gli organizzatori delle Gran Fondo si, eh, si impegnino in qualche modo per far venire, per, per invogliare questi signori, per, per, per fare che cosa? Ma che lusto ti può dare uno come Rumsas, che viene lì, ti vince, ti porta via il premio, lo, lo ruba, fra virgolette, insomma, lo sottrae ad altri, magari possibili amatori che lo fanno fanno lo sport a pane e acqua, con il, e comunque rappresenta un esempio deleterio, no? perché se passa... L'immagine di un atleta, di un ex professionista che viene, entra in un movimento, porta le sue cattive di due, vince e addirittura magari ha lo sponsorino che, che gli dà i 1.000 1500 euro al mese per fare quelle vittoriette che contano niente dal punto di vista proprio tecnico, e beh, vuol dire che insomma, è, è un ciclismo malato questo qui, su cui intervenire in maniera molto molto decisa. Io mh, conosco molto bene gli organizzatori della Maratona dei Toromiti, hanno avuto i loro bravi problemi. Ma sono convinto che se non, eh, non c'è una, un, una posizione ferma da parte degli organizzatori eh, non, non, non si risolve questo problema qui. Un corridore professionista, smetti di fare il professionista, fai il cicloturista, non vai a fare le gare dei cinematografi. Ma che soddisfazione c'è, ma che, che, che uomo sei, cioè, puoi vincere anche 10 Gran Fondo ma che, rimani quello che eri prima, cioè un, un professionista fallito, fine. La, il settore amatoriale nazionale della Federciclismo, in, quest, proprio in questi giorni, sta eh, elaborando nuove norme che eh, dovrebbero entrare in vigore nel 2014. Tra cui la radiazione dei ciclisti che hanno avuto problemi con il doping, il tutto naturalmente sarà legato anche alla retroattività di queste norme. E comunque il, lo stop almeno degli ex professionisti per 4, 4 2-3 stagioni prima di rientrare tra gli amatori. Ecco, questi sono già, diciamo, è già, um, come, si arriva tardi no? perché sono passati tanti anni. Si è consentito al mondo diciamo, delle gran fondo di mh, pro, proliferare nella maniera sbagliata, diciamo, no? creando appunto dei finti miti eccetera, eccetera, allontanando anche la gente. Perché è chiaro che il ciclamatore pulito è pure stufo a un certo punto di confrontarsi con questi signori qui, che insomma non, tra l'altro non hanno un minimo di pulizia. Eh, sono, sono provvedimenti quelli della federazione che eh, possono in qualche modo incidere eh, positivamente sullo sviluppo delle cose. Cioè, però bisogna vedere se ci sarà la volontà di portarli veramente a fondo. Io sulla radiazione credo poco. Credo più um, sul fatto che ci siano pene, pene sostanziose fin da principio, cioè invece di dare eh, due anni alla prima più piccola infrazione, cominciamo a dare quattro anni. Alcune federazioni lo fanno, per esempio la Federazione Atletica Internazionale, anche per i prodotti di carattere minore, fra virgolette, considerati un doping minore, dà subito quattro anni. Quattro anni la prima volta, cinque anni la seconda. Stai tranquillo che qualche cosa... Però ci vuole la certezza, no? Che dai quattro anni poi quello fa ricorso al tasse, contro tasse, eccetera, eccetera. Alla fine dei quattro anni diventano sei, sette, otto mesi. Poi magari fa finta di confessare, racconta quattro fesserie, fa marcia indietro, non confessa più, lo sconto lo ha beccato. Cioè, è un caos totale, no? cioè, non... Se c'è la... la volontà di fare le cose come vanno fatte... Sicuramente il settore materiale può costituire come dire, un ambiente nel quale lo sport si può sviluppare in una certa maniera, no? perché io da, 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 da ciclamatore dico che... È bello vedere 5.000 persone che fanno una maratona a piedi o so, 12.000 persone che fanno una, una maratona dei dolomiti, eccetera. Cioè, vuol dire che questo, questo sport ha ancora un grandissimo fascino sulla gente. Ecco, dobbiamo cercare di non... Di non finora l'abbiamo un po' sprecato questo fascino, proprio grazie al non intervento delle, delle, delle strutture che dovrebbero regolamentare in maniera efficace diciamo, questa cosa. Eh, speriamo che queste, queste disposizioni che hanno messo in campo vengano veramente portate in fine, eh, a fine eh, e possano produrre qualcosa. Comunque se non si lavora sulla mentalità, se non si lavora sul cambio di mentalità sui giovani avremo sempre un serpente che si morde la coda, cioè il fatto che eh, eh, cioè, il caso di. di, di cioè, io mi sono occupato un due o tre anni fa, del eh, caso di un ragazzino di 17 anni, non so se l'avete sentito, eh, Bani si chiamava Eugenio Bani, quello della... Eh, Vangi Cavallini, eh, allora, questo ragazzo che eh, poi la, il processo penale l'ha appurato, no? è stato dopato dalla squadra, ma non dopato con la caffeina, che è un prodotto dopante, ma è un prodotto diciamo, mh, considerato quasi innocuo, no? non lo è, dal punto di vista tecnico non lo è, però è considerato un doping di tipo leggero. E, con la dopina corionica parliamo di un ormone femminile dato ad un ragazzo di 17 anni che ancora deve sviluppare. Vi rendete conto di che gravità è? una cosa di questo genere, perché se un ragazzo di 17 anni è costretto a sottostare, perché c'è una strategia di squadra, lì arriva il massaggiatore, prende 4-5 ragazzi dentro il del camper della squadra, tac, 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 iniezione sul sedere di ciascuno e via. Vitamine? Vitamine? Un piffero, non erano vitamine, evidentemente. Se uno è trovato il risultato positivo vuol dire che non erano vitamine. Insomma, comunque... <ride> Il problema è questo, se non si lavora seriamente con strategie serie sui giovani la situazione difficilmente cambierà. In chiusura vorremmo sottolineare degli esempi che avvicinano il mondo del ciclismo amatoriale all'attività giovanile come il Giro d'Italia Amatori che svolge questa manifestazione a tappe per poi devolvere una parte degli introiti all'attività giovanile, regalando biciclette o comunque finanziando delle attività. Beh, e questa è sicuramente un'ottima un iniziativa. E, naturalmente ecco, io penso sempre che queste iniziative dovrebbero farli i dirigenti federali, dovrebbe essere la federazione a farsi promuovere, perché fra i compiti istitutivi del CONI e delle federazioni che fanno parte del CONI è proprio quello di promuovere lo sport. Allora lo sport come si promuove? Aiutando appunto i giovani e le squadre giovanili. Il problema è eh, però trovare la formula giusta sul come, su come mettere in atto queste, queste ottime, ottime intenzioni, che si può fare è dimostrato dal fatto che già c'è, c'è qualcuno che lo fa. Crea questo Giro d'Italia eh, dedicato ai giovani, amatoriale che poi finanzia in qualche modo, fa arrivare dei, dei soldi o comunque delle, degli oggetti d'attività ai giovani e, e dovrebbe essere un, evento, un, un, come dire, un esempio da seguire da parte di tutte le più grosse eh, maratone, di tutte le più grosse Gran fondo italiane, insomma le 4-5 grosse, le famose 5 star no, che hanno. Se facessero un'iniziativa di questo genere sicuramente. Il ciclismo, soprattutto il ciclismo giovanile, avrebbe a giovarsi, sempre che, appunto, che quei soldi e quelle iniziative che arrivano da quella fonte lì non seguano poi dopo altre strade, come purtroppo è facile che succeda in Italia.